In cammino verso la Pasqua la Santità ci fa visita. Sono state queste le parole con cui Don Francesco Alpino, parroco di Turraca, ha accolto nella chiesa intitolata agli apostoli Pietro e Paolo la reliquia di Santa Bernadetta, la religiosa e mistica francese che per i sorprendenti accadimenti di cui fu protagonista in giovane età hanno fatto di Lourdes uno dei principali luoghi di pellegrinaggio per chi professa la fede cattolica. L'arrivo delle reliquie ha coinvolto in un emozionante percorso di fede l'intera comunità religiosa dell'entroterra del Golfo di Policastro e non solo. Per un intero weekend in tanti, giunti da più angoli del territorio, si sono stretti e raccolti in preghiera dinanzi ai resti sacri della fanciulla diventata santa, oltre che per il dono delle apparizioni della Vergine che ricevette a soli 14 anni, anche per la semplicità e la santità della sua vita. Oggi più che mai un esempio per tutti, troppo spesso presi più dall'avere che dall'essere. Turraca così, a distanza di qualche anno dopo la visita delle reliquie di Santa Teresa, avvenuta nel febbraio 2010, accoglie un'altra santa. Il benvenuto le è stato dato sabato sera e seppur le condizioni climatiche abbiano in parte fatto cambiare il programma con la disdetta della fiaccolata all'aperto, il calore dell'accoglienza non ha subito alterazioni, anzi la cerimonia è stata ancora più intima e raccolta nella chiesa illuminata dalle luci soffuse delle candele. Di lì ha avuto inizio la lunga e partecipata adorazione eucaristica che con la guida di Don Francesco e Padre Giustino è proseguita fino a tardi. Poi, di buon mattino, i fedeli si sono ritrovati affidando alla Santa di Lourdes preghiere e pensieri. Una domenica ricca di appuntamenti che si è conclusa con la solenne celebrazione eucaristica e la rappresentazione della parabola del Padre Misericordioso. A metterla in scena con intervalli musicali curati dalla corale parrocchiale, i bambini che proprio ieri hanno celebrato la festa del perdono. La lunga giornata di preghiera e riflessione si è conclusa a mezzanotte con la recita del rosario. Il saluto alla reliquia di Santa Bernadette, che per la prima volta ha fatto visita a Turraca, sarà dato oggi e certamente lascerà un segno indelebile.